Colossesi 2, 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Il Dio benedica la lettura della sua parola e ora per la riflessione, per la meditazione, vogliamo dare la parola al pastore Petru. Benedetto sia il nostro grande Padre Celeste per il dono della fede, per questa possibilità che abbiamo oggi di essere davanti a Lui, davanti alla sua parola. Benedetto sia il nostro Salvatore Gesù Cristo per la salvezza che ci ha offerto e per la possibilità che ci offre anche questa mattina di continuare a imparare qualcosa dalla sua parola. Benedetto sia lo Spirito Santo, grazie al quale anche questa mattina noi possiamo sentire la sua presenza dentro di noi e in mezzo a noi. Il testo che ho scelto questa mattina per condividere insieme a voi alcuni pensieri vuole essere anche una continuità del messaggio tenuto due sabati fa legato alla nostra eredità, legato al fatto che tu sei erede e che la tua eredità non è in vendita, non si può scambiare per nessun motivo al mondo. E il testo che ho scelto per continuare questa riflessione su questo argomento parla di qualcosa che spero che ci sia una ulteriore motivazione per apprezzare ciò che noi abbiamo come eredità da parte del nostro Padre Eterno. Ricordo brevemente il fatto che la volta scorsa in una prima parte ci siamo soffermati su alcune tipologie di eredità che noi incontriamo nella Bibbia. Incontriamo appunto il discorso legato alla eredità della terra del popolo di Israele, ma anche del popolo di Dio come la terra del Canaan celeste. Abbiamo visto anche la legge come una eredità, come un bene spirituale, un bene morale che il Signore ci ha dato. Abbiamo anche visto da un testo di Deuteronomio 32 dove viene detto che la parte del Signore è il suo popolo, quindi il Signore considera il suo popolo come la sua parte di eredità. E poi c'è un altro bel testo in Salmo 16, versetto 5, dove viene detto che il Signore è la mia parte di eredità. E poi di fronte a questo aspetto siamo entrati nella seconda parte dove abbiamo accentuato il fatto che nel corso della nostra vita ci sono tante occasioni che si presentano a noi per rinunciare alla nostra eredità eterna, alla eredità che è il nostro Signore e che è la vita eterna. Quindi nel corso della vita si presentano puntualmente tante occasioni per rinunciare in cambio di un piccolo piacere o di un favore che apparentemente sembra benefico per noi, ma poi dopo la conseguenza di quella scelta può costare la tua vita eterna, può costare la tua eredità. Questa mattina vorrei soffermarci nella terza parte che potremo considerarla come la nostra eredità in Cristo. E il testo che abbiamo letto è questo, Colossesi capitolo 2, versetto 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento.
Un primo aspetto per quanto riguarda la nostra eredità in Cristo è legato al nostro camminare in Lui o con Lui. E a secondo di come noi camminiamo, di come noi ci comportiamo, dimostra agli altri se noi veramente abbiamo Gesù Cristo nella nostra vita, se veramente Lui fa parte della nostra eredità o se noi siamo veramente eredi della vita eterna e della sua presenza dentro di noi. E camminare in Cristo, troviamo nella parola di Dio tanti aspetti, tanti testi che presentano tante la vita vista da diverse prospettive e tanti aspetti benefici di un cristiano che cammina in Lui, che cammina in Cristo. E questa è una bella immagine della fede dinamica, della fede che è sempre in movimento, dove il credente è chiamato a mettersi in moto, fa vedere anche questo continuo camminare e questa continua santificazione di ogni giorno, dove siamo chiamati a fare passo per passo per avvicinarci sempre di più al carattere del nostro Padre Eterno. E quando ti fermi, può essere catastrofico per quanto riguarda il tuo destino eterno. E è successo una settimana fa, tornavo a casa da Calabria, ero in macchina e mi sono fermato in autostrada in un'area di sosta per 2 o 3 minuti e ho spento il motore e quando l'ho riacceso per partire e continuare il ritorno, il viaggio di ritorno, la macchina non partiva più. Tutto bene prima e all'improvviso la macchina non partiva più. Era in serata, 240-250 chilometri da casa, in mezzo alla Calabria, le macchine passavano velocemente e ora che faccio? E non vi nascondo la preoccupazione. Fino a 2 minuti fa la macchina andava benissimo, perfetta, non mi ha mai fatto questo scherzo, adesso niente. Ho provato a togliere le chiavi, reinserire, a staccare la batteria, a rimetterla, ho fatto i miei tentativi, ho aperto il cofano giusto per vedere, anche se non me ne intendo un granché, e non è successo veramente niente. La macchina non partiva. Qualche telefonata, ho guardato subito un numero verde del telefono della mia assicurazione e in giro di 1 ora e mezza, quasi 2 ore, poi la cosa si è risolta, grazie a Dio. La batteria aveva finito la sua vita, l'energia era arrivata a zero. Quindi all'improvviso la batteria non mi ha più dato l'energia per ripartire. E lì, mentre aspettavo e chiedevo al Signore di aiutarmi a non fare troppo tardi o passare la notte da qualche parte, mentre ero in attesa, mi è venuto proprio il pensiero: cosa succede se all'improvviso non trovo più le mie energie spirituali per andare avanti? E lì ho capito quanto sia importante ogni giorno alimentare la nostra batteria spirituale, la nostra energia, la nostra potenza che ha la forza, l'energia vitale per andare avanti, per non fermarsi. Ci sono delle circostanze esterne che possono contribuire ad un arresto all'improvviso anche della tua fede o del tuo entusiasmo che hai per la vita e per il Signore. E l'unica maniera che trovo veramente fondamentale è che il nostro rapporto costante con lo Spirito Santo sia autentico e che abbiamo bisogno ogni mattina di rinnovare le nostre energie spirituali, la potenza dello Spirito Santo. Quindi senza
l'energia necessaria e senza la potenza dello Spirito Santo non si arriva più a casa. E la nostra destinazione è la casa del nostro Padre Celeste, dove attende la mia famiglia celeste, dove ci attende il nostro Salvatore, il nostro Padre Celeste. E credo fermamente che Gesù Cristo non ha dato la sua vita per te affinché tu rimanga fermo per la strada, per non arrivare più alla casa del Padre. Anche le 10 vergini sono partite bene, ma poi qualcuna purtroppo si è fermata. E quella sosta, quella fermata, gli è costato la vita eterna. Quindi vorrei invitarvi ancora di più a riflettere su cosa vuol dire avere la sua potenza, l'energia necessaria di ogni giorno per andare avanti. Il secondo aspetto che trovo nel testo iniziale, Colossesi capitolo 2, oltre a camminare, dove dice camminate in lui, il secondo aspetto parla di essere radicati in lui. E cosa vuol dire essere radicati in Cristo? In che cosa consiste la nostra eredità che abbiamo, l'eredità del nostro Signore, l'eredità della vita eterna? E qui vorrei presentarvi, perché questa immagine di essere radicati in Lui riporta nella nostra mente, probabilmente avete già pensato, di un albero forte che ha delle radici potenti, che può resistere alle perturbazioni climatiche, alle situazioni esterne, e continua a rimanere sempre verde. A me succede ogni volta che corro nelle campagne, nella periferia di Conversano, nel tragitto che faccio, incontro sempre questo olivo. Questo è il quinto anno consecutivo dove lo vedo alla stessa maniera ogni anno. Nonostante si nota e da vicino si vede questa bruciatura, il fatto che è bruciato dall'interno, è tutto nero, c'è qualcosa che ancora lo tiene in vita. E ogni anno posso ammirare il suo verde, posso ammirare anche il frutto che dà, nonostante è distrutto esteriormente. E sicuramente avere le radici in Cristo ci può aiutare a superare quando anche dovesse attorno a noi essere terra bruciata, quando anche delle situazioni critiche di sofferenza, di delusione potessero distruggere o tentare di distruggere la nostra esistenza, se le nostre radici affondano in Cristo, la nostra eredità rimarrà intoccabile. Ovvio che nella mia corsa intorno a questi bei alberi è importante mantenere il terreno, coltivare il terreno per avere un buon frutto, e questo vuol dire coltivare il terreno del tuo cuore, della tua mente. E come nutri il terreno del tuo cuore, della tua mente, come dedichi il tempo per coltivare il terreno della tua mente, sicuramente così possono essere i frutti e attendere delle stagioni veramente migliori. Questo è il risultato di chi è radicato in Cristo. Il testo, andando avanti, parla anche di essere edificati in Lui. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui. E anche qui, non leggiamo per brevità, l'immagine che noi troviamo in prima lettera di Pietro, nel capitolo 2 abbiamo l'immagine della casa spirituale di Dio, dove tutti quanti, come pietre viventi, insieme siamo edificati in questo edificio, in questa casa spirituale che è il popolo del Signore, dove ognuno di noi forma insieme, aiuta a creare, a costruire la casa del Signore per la sua gloria.
e in più abbiamo anche l'onore di avere la sua presenza in mezzo a noi e dentro di noi. Il quarto aspetto è per quello che riguarda essere rafforzati dalla fede. Camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede. In che modo noi possiamo essere rafforzati dalla fede? In che senso la nostra fede può diventare ancora più forte? E credo che le nostre personali esperienze di fede hanno contribuito al rafforzamento della nostra fede, hanno contribuito ad un legame con il nostro Signore ancora più forte, ancora più autentico. E questo possiamo anche dire che è la somma degli altri tre aspetti, di camminare in Lui, di essere radicati in Lui, di essere edificati in Lui. E anche qui vedo l'impegno costante da parte del Signore di continuare, di pregare per la nostra fede. Immaginate, ricordate la rivelazione che ha fatto Gesù Cristo a Pietro: Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi, di mettervi alla prova. Siamo nel Vangelo secondo Luca, negli ultimi giorni, nelle ultime ore prima che Gesù sarà poi preso e crocifisso. E Gesù gli dice: ma io ho pregato per la tua fede. Gesù non ha pregato affinché il Signore liberasse in qualche modo gli apostoli da tutte le sofferenze e da tutte le situazioni che potevano andare incontro. Gesù ha pregato per la sua fede, che non venga meno, che non venga mai delusa. E noi possiamo avere questa fede rafforzata grazie a questo costante impegno da parte di Gesù, che continua come nostro intercessore, l'unico mediatore davanti al Signore tra cielo e terra, che continua a pregare per la tua fede e per la nostra fede. E questa protezione da parte di Dio per quanto riguarda la nostra fede, io la vedo anche verso la nostra vita, verso le nostre famiglie. È vero che non nel corso della vita i credenti non tutti viaggiano in un prato verdeggiante e va tutto liscio, va tutto alla perfezione, perché viviamo ancora nel corso di questa storia molto tormentata, molto faticosa, dove le conseguenze del male le vediamo ad ogni angolo. Ma anche in questa situazione, nonostante ciò, possiamo ringraziare il Signore che rafforza la nostra fede continuando a proteggerci da ogni male, a secondo di come Lui considera il meglio per ognuno di noi. Il mese scorso ho dovuto sostituire le gomme della mia macchina. Ho sentito un rumore strano alla gomma anteriore sulla destra e ho chiamato il meccanico e mi ha detto che deve essere il problema dei dischi dei freni o delle pastiglie dei freni. E quindi sono andato da lui, ha toccato anche il disco dei freni e ha visto, dice: prenditi del tempo e con calma, poi vieni, li sostituiamo. Dopo che sono andato via, ha fatto anche un giro con la macchina e ha detto: sicuramente è questo. E da quel momento sono passati 4 o 5 giorni dove ho fatto centinaia di chilometri nel campo sud con la macchina prima di andare da lui a sostituirmi i dischi dei freni. Quando il ragazzo ha tolto la ruota davanti, l'ha vista un pochino sgonfia e ha visto che all'interno della gomma, dall'interno, quindi non si vedeva dall'esterno, c'era questa spaccatura nella gomma di circa 12-13 centimetri
e ha aperto un pochino ed era tutta quanta spaccata. E si è reso conto che quel soffio, quel rumore appena appena veniva da lì. E mi ha guardato, dice, o sei miracolato o qui c'è qualcosa di strano. Dicendogli che avevo, da quel momento, dei 5 giorni fa, avevo fatto diversi viaggi, sono andato a Napoli, in Calabria, nei dintorni, quindi ho fatto centinaia di chilometri e sempre sentendo quel rumore. Ma lui mi ha assicurato che questo problema dei freni tocca qualcosa e poi verrò e sostituiamo i freni. In realtà penso, probabilmente avrò viaggiato con questa gomma, con questo taglio, che in condizioni normali, appena gonfi, l'aria esce tutta quanta fuori. E nonostante i miei 100-130 all'ora, la macchina ha sempre tenuto, non ha avvertito niente. E lì mi è venuto un brivido, ho detto, Signore, non sapevo di pregare per quel problema, ma Tu hai anticipato, perché hai voluto proteggermi. E il Signore si è preso questo impegno, lo dico personalmente, nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia, di proteggermi. E so che Lui mi proteggerà fin quando Lui lo riterrà opportuno per me e per la mia salute spirituale. Ma fino ad allora io non posso che ringraziarlo e affidare ogni giorno la mia vita nelle sue mani, perché è da Lui che io ricevo la potenza dello Spirito Santo, l'energia spirituale per andare avanti. È in Lui che io cammino, in Lui che io sono radicato, edificato, e in Lui che la mia fede continua a rafforzarsi. Questa è la nostra eredità in Cristo Gesù. È vero che noi siamo, il testo non l'ho letto, noi siamo eredi di una cosa straordinaria, siamo eredi di Dio, siamo eredi della vita eterna. Tito capitolo 3 versetto 7 dice così: affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Ma finché questo sarà concretizzato, finché vedremo in modo effettivo, concreto, materiale, che noi saremo a tutti gli effetti eredi ed entreremo nella vita eterna, oggi noi siamo eredi in Cristo Gesù. Questa è la nostra eredità. E dipende da come noi apprezziamo ciò che abbiamo nelle nostre mani. Sentiamo spesso dei pensieri del tipo: una cosa inizi ad apprezzarla quando non ce l'hai più. Noi ce l'abbiamo adesso. Siamo eredi di Cristo Gesù, siamo in Lui eredi della vita eterna. E l'unica cosa che il Signore ci chiede a noi è di apprezzare ciò che noi abbiamo adesso, ciò che noi siamo oggi, che siamo eredi della vita eterna. E soltanto in questo modo noi riusciremo a rimanere fedeli all'eredità che il Signore ci ha dato. E la volta scorsa avevamo evidenziato che nel corso della vita si possono presentare tante occasioni per perdere ciò che tu hai adesso, per perdere la tua eredità, per perdere anche questo rapporto con il Signore in cambio di alcuni piaceri, in cambio di alcune scelte che ti portano poi a perdere tutto ciò che hai acquisito, ciò che hai acquistato con l'aiuto del Signore. E il testo che abbiamo iniziato la volta scorsa e che vorrei metterlo davanti a noi, questa preghiera affinché, come viene detto in questo testo, Efesini capitolo 1 versetto 18, affinché il Signore illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati,
qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E questa preghiera è la mia per voi, per me, per ognuno di noi, affinché il Signore possa illuminare gli occhi della nostra mente e vedere anche davanti a qualche tentazione, a qualche possibilità di scelta, vedere anche cosa comprende quel pacchetto di quella pubblicità o di quella tentazione e vedere in avanti cosa può succedere della tua vita, del tuo futuro eterno. E Cristo ha pagato un prezzo molto caro per ognuno di noi, per te, e non vale la pena di scendere a qualche compromesso per cambiare, per sostituire la nostra eredità della gloria che ci riserva tra i santi. La mia preghiera, carissimi, è di poterci ricordare che noi siamo eredi del nostro Signore Gesù Cristo, che noi siamo eredi della vita eterna. E anche se quest'unico pensiero riuscissimo a ricordarlo nel corso della settimana, forse farà la differenza di fronte ad alcune scelte di cui siamo chiamati ogni giorno a farle. E prego per voi, per noi, che il Signore illumini veramente gli occhi del nostro cuore, della nostra mente, per vedere la realtà di Dio e poter apprezzare ciò che noi siamo grazie alla sua presenza in noi e in mezzo a noi. Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.